conseguente aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012. Consigliere De Santis. Torniamo sull'argomento, qualcosa che ho già anticipato. Sostanzialmente io tiro tanto le aliquote che noi abbiamo proposto e andremo ad applicare dopo il voto, dopo la votazione, quindi con il conguaglio di dicembre, sono 4,5 per mille per quanto riguarda le abitazioni principali, il 9,2% per le seconde abitazioni terreni, cioè lo 0,2% per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale. Per quanto riguarda le detrazioni previste, sono per la casa principale, sono quelle ministeriali, quindi per la casa principale 300 euro per l'abitazione, chiaramente rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrà tale destinazione, e a questi 200 euro si aggiungono 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimorano abitualmente con residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base non può superare l'importo massimo di 400 euro. Quindi questo è quanto. Per quanto riguarda poi i terreni, abbiamo detto che chiaramente i proprietari di terreni devono avere chiara sicurezza della condizione del loro immobile. Molti sono pregati di chiedere informazione presso l'ufficio tributi o presso l'ufficio l'urbanistica, così sanno se il loro terreno fa parte di quell'elenco di cui abbiamo parlato in precedenza. Niente, non c'è nient'altro da dire, che queste sono al momento le aliquote che possono comunque per le variazioni, anche perché il governo si è riservato fino al 30 settembre di apportare modifiche, quindi anche noi volendo possiamo rientrare a portare le variazioni sia al regolamento che alle aliquote. Grazie. Grazie, consigliere De Santis. Ci sono interventi? Capogruppo di Giovanni. Dichiarazione di voto del gruppo di maggioranza è favorevole. Capogruppo Taddeo. Solo dichiarazione di voto contrario. Chiedo di votare il punto numero 4 all'ordine del giorno, imposta municipale IMU. Determinazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2012, favorevoli 12, astenuti 1, contrari 4. Chiedo di votare l'immediata esecutività dell'atto